Qui abbiamo un DR75 che poi andremo a montare, che l'ha già montato prima sopra. Qui abbiamo il pistone, qua c'è la freccia che indica lo scarico, quindi lo scarico va da questa parte qua, e qua l'aspirazione si vede perché le finestre. Adesso cosa faccio? Prendo un sager e comincio a metterlo da una parte. Poi faccio girare, così sono sicuro che è dentro, che è in sede. Potete anche prendere un cacciavite testa piatta e farlo girare, vedere se gira bene. In quel caso lì dite, sì, è andato bene, lo gira. Vedete? Adesso io ho appoggiato lo spinotto perché mi veniva comodo perché sennò poi andava troppo dentro il seggiore e non riuscivo a metterlo bene. Poi cosa faccio a questo punto qua? Tolgo lo spinotto, prendo la fascia. Qui la fascia c'è il grano, vedete che così la fascia va a chiudere e combacia. Se la mettessi al contrario, no, non va a chiudere, si spacca tutto. Allora si mette nella parte che va a chiudere, così ne ho messa una e poi metto anche l'altra, stesso modo, e così le ho messe tutte e due. Quando poi dopo andiamo a mettere le fasce il pistone nel cilindro, va compresse e deve combaciare due grani perché sennò facciamo danni. Poi cosa faccio qua al cilindro? Prendo una goccia d'olio da miscela. Io le infilo dentro al cilindro e spalmo un pochettino. Poi dopo cosa faccio? La freccia del pistone va verso lo scarico, quindi va di là. Guardo dove sono i grani. Uno è di qua e uno è di qua. Quindi sono più comodo a mettermi così perché dove devo schiacciare i grani sono dalla parte dell'aspirazione. E la freccia dello scarico va di qua. Adesso che lo scarico l'ho messo di qua. Quindi cosa faccio? Schiaccio così. Poi nostro pistone è bello che è entrato. Adesso prendo lo spinotto, lo vado a inserire così. E così noi siamo pronti per mettere il cilindro sopra al carter. Adesso poi andiamo a bagnare la guarnizione. Adesso cosa facciamo? Togliamo lo straccetto che aveva messo per riparare qua dalla biella. Prendo dell'olio e vado a bagnare la guarnizione, sia sopra che sotto, in modo che sia bella bagnata di olio. Così guardo com'è il taglio dei travasi. Qua il proprietario aveva montato un 75, ma non aveva intenzione di limare né niente, voleva lasciarlo originale proprio solo per non mettere il 50, voleva mettere il 75 DR, ma l'aveva già fatto lui in precedenza e quindi niente, non è stato fatto nient'altro. Adesso poi prendo la gabbia rulli, gli metto un po' di olio, la vado a mettere dentro qua. Si poteva anche montare prima il pistone e poi mettere il cilindro dopo, però anche così male non andiamo, diciamo. Adesso praticamente potete notare che qua c'è lo scarico, va rivolto verso qua la centralina, che adesso non si vede il filmato, comunque verso dietro. E la freccia è giusta del pistone. Noi adesso andiamo a infilare sopra, tiriamo al massimo sulla lunghezza della biella. Qua è comodo perché non c'è neanche, da una parte diciamo che è comodo, non c'è neanche prigionieri da guardare. Guardiamo solo che si incastra il pistone nello spinotto e andiamo a spingere. Poi al massimo appoggiamo così, diamo solo un colpettino leggero. Quando diamo un colpettino leggero con lo spinotto va dentro, il peso del cilindro rischia di far andare giù il pistone,
questo punto qua cosa facciamo? Mettiamo una straccetta all'interno per fare in modo che se ci scappa il seggio non abbiamo problemi. Quando lo andiamo a mettere, lasciamo appoggiato così, tanto lui non scappa niente. Prendiamo il seggio, adesso non so se l'inquadratura si vede, e lo vado a mettere. Mi calzo nella sua gola, lui è già entrato. Adesso lo faccio girare con un cacciavite. È perfettamente dentro. Per stare tranquillo io vado a controllare anche quello dall'altra parte. Questo è il modo più facile praticamente per non avere il problema del grano delle fasce. È il modo più semplice questo. Adesso a questo punto qua cosa faccio? Con delicatezza tolgo lo straccetto che avevo messo per proteggere, stando attento a non rovinare la guarnizione, così vado giù piano piano con le BL, poi spingo il cilindro sopra, così. Adesso mi rimane solo più che, vedete qua siamo già a posto, lo mettiamo su così non può andare della porcheria dentro, poi prendiamo le Glover, una e il dado. Poi metto la Glover dall'altra parte che è dietro, voi non lo vedete, però lo metto in diagonale. Metto la Glover e il dado. E volendo posso già cominciare a stringere questo qui dietro. Comincio a stringere un po'. Per andare contro e poi stringo in diagonale quello davanti. Adesso stringete usate cognizione, perché sennò se lo stringete troppo andate a spannare i dadi, poi l'indomani che dovete smontarlo fate molta fatica, quindi fate sempre con cautela, perché questo qui è il motore della Vespa 50. Questo qui se si elabora, cioè questo è diametro 47 con 75, poi c'è diametro 50 che è il motore che viene messo sull'ape e che è dichiarato 90, poi c'è diametro 55 che è dichiarato 102, il mitico 102 c'è sempre stato, e poi c'è diametro 57,5 che da un po' di anni la Polini l'ha fatto, e poi forse anche la togliamo forse, la Malossa è replicato e che lo dichiarano 115, sempre si sta parlando di corsa corta così. Invece con la corsa lunga, in corsa 51, abbiamo altre misure e di solito si fa il 130. Adesso metto l'altra Glover qui. Metto l'altro dado. Volte capita che mi scivola come è successo a me. Il dado andiamo a prenderlo con un cacciavite. Bisogna fare con calma qua, come tutti questi lavori qua che si fanno, non c'è bisogno di avere fretta. Solo da stringere con la chiave. Io il volano allo statore l'avevo già montato, tanto il volano l'avevo segnato. Qua c'è l'uscita dei fili che va alla centralina, qua quelli che vanno all'impianto, che qua c'è uno spinotto di innesto rotondo. Adesso vado a mettere dietro l'ultimo Glover e l'ultimo dado, e noi così il cilindro è bello che è fissato al carter. Io il carburatore l'avevo già montato per fare in modo che non andasse della sporcizia dentro il motore, tanto montare quello non è una cosa complicatissima, e poi l'ho fatto vedere non su questa Vespa, ho fatto vedere quando l'ho smontato, non quando l'ho montato, comunque ci sono solo due viti con la chiave da 10 che tengono il collettore e poi c'è la fascetta che tiene il carburatore al collettore, basta, niente di particolare. Adesso stringo bene.
Adesso sto andando appena contro, poi dopo le sostengo un po' meglio. Praticamente questo motore qua, anche con l'elaborazione, la cuffia del 50 ed è antisgamo se voi l'elaborate. Invece se mettete la cuffia del 90, che è la stessa cuffia praticamente che ha il 125 Primavera DT3, allora lì se si apre lo sportellino si vede praticamente la cuffia che è più grande e quindi dà più nell'occhio da parte dei controlli se lo usate su strada. Invece questo qui, anche se mettete un diametro grande, non dà nell'occhio. Poi se montate una primaria più lunga, la pedalina sembra che ci sia meno compressione, non dà nemmeno nell'occhio quello. Adesso questo qui, avendo i prigionieri corti, ha dei filetti nella testa. Per avvitare la testa ci sono dei perni che sono così e la testa è forata. Infatti, tante volte, se voi magari volete mettere la testa di magari di una marca su un'altra, magari per dire volete mettere la testa Malossi su un Polini, magari non può combaciare, anche se per dare il diametro, magari non combacia la foratura. Per dire, lì si può scoprire solo provando. Adesso comincio a mettere il primo perno, sempre con la chiave da 11 vado ad avvitare. Vado appena contro, un pochettino. Adesso io non ho messo la candela, ma tanto non può andare a niente nel motore perché il pistone è al punto morto superiore, quindi non può andare a niente. Diciamo che un bel lavoro sarebbe misurare lo squish. Per misurare lo squish bisogna mettere dello stagno sul diametro praticamente sul diametro del pistone, proprio appoggiato sul cielo del pistone, sulla lunghezza del diametro, poi si va a comprimere, si fa girare, poi si toglie con la testa montata, ben serrata, poi si toglie la testa e si va a misurare ai lati quanto spessore è lo stagno, quella è l'altezza di squish. Se lo stagno è stato schiacciato, vuol dire che lo squish è abbastanza alto, e per lo stagno, per l'altezza di stagno che si ha, allora si va a mettere più stagno finché lo vediamo schiacciato. E così poi si può regolare lo squish se si vuole aumentare, praticamente si aggiunge delle guarnizioni sotto la base del cilindro, se si vuole diminuire invece si deve fare o togliere la guarnizione o fresare, per dire. Però adesso qua il motore era stato già fatto da un altro meccanico e il proprietario prima ha detto che andava bene comunque e anche occhio così non, quando l'avevo smontato mi sembrava che poteva andare bene, quindi non vado a misurare lo squish. Se invece l'avevo preso nuovo di pacco questo motore, allora era il caso di misurare lo squish. Perché? Perché magari questo cilindro montato su questo carter qua ha uno squish, montato sul carter di un mio amico ho un altro squish, montato su carter di una persona magari che neanche conosco, un altro squish ancora, perché c'è una certa tolleranza quando erano costruiti i carter allora come adesso. Diciamo il motore è così, non è che per forza c'è un valore totale uguale per tutti. Questi fuori qua della testa sono abbastanza giusti per fare in modo che la testa sia autocentra da sola, perché qua non è. Se no al massimo se uno vedeva che c'era il gioco nei fori, si mettevano due viti, testa fresata piana, si stringeva un po' così faceva centraggio, si mettevano le due viti normali, poi si toglievano le teste fresate piana e si mettevano le due viti normali di nuovo. Adesso vado a stringere un po' con la chiave a cricchetto. Sempre a croce, uno. So se vedete che stringo con la chiave a croce, 2, adesso prima di montare la candela attacco qui, prima vedo se attacco qui prima di montare la candela provo solo ad attaccare questi cavi alla centralina. E poi dopo vediamo se c'è la corrente alla pippetta. Bianco, rosso, partendo dal cavo dove c'è la candela centralina c'è bianco, rosso e verde.
Adesso provo solo così a vedere se c'è la scintilla. Scintilla c'è. Ve lo faccio vedere qua. Metto l'statore qui elettronico. Mettiamo la candela per provare. Credo che si veda. Se lo metto in modo che magari si vede meglio. Ok. Adesso posso andare a avvitare la candela.